Sono le iniziative culturali a contraddistinguere la giornata della donna a Castrovillari. Mentre le donne del movimento Se non ora quando del Tirreno e del Pollino celebravano la ricorrenza in modo diverso dal solito su Via Roma, al liceo scientifico Enrico Mattei, il presidente del laboratorio di storia Daedalus Vittorio Cappelli, donava al preside dell'istituto la mostra storica Sebbenché siamo donne, curata da Rosa Maria Cappelli, Teresa Galletti e dalla compianta Mario Rita Loielo, alla quale è stata dedicata. Dopo 4 anni di mostra itinerante abbiamo scelto di consegnare questa mostra, Sebbenché siamo donne, che racconta la storia delle donne dal 1946 a oggi, al liceo scientifico di Castrovillari, che è una scuola importante, accogliente, ricettiva e che saprà ben utilizzarla facendola interpretare e leggere ai suoi studenti. Cosa è cambiato dal 46 ad oggi? Dal 1946 a oggi è cambiato il mondo intero. Noi abbiamo fatto una piccola impresa, diciamo, no? Quello di raccontare anche piacevolmente, in modo attraente, un percorso di lotte, di battaglie, di conquiste che le donne dall'accesso alla cittadinanza, al diritto di voto, fino alla conquista delle pari opportunità hanno affrontato, e questo siamo riusciti a farlo grazie non solo ad un progetto intellettuale, storico, culturale, eccetera, ma grazie alla determinazione al lavoro, all'iniziativa di un gruppo di donne che sono riuscite a mettere in piedi veramente, a mio avviso, un prodotto non solo strettamente didattico, ma un prodotto visivo importante per interpretare questo tema centrale nel mondo contemporaneo. Infatti abbiamo, come dire, cercato di unire ricostruendo questo percorso, la dimensione locale, la dimensione nazionale e la dimensione globale dei problemi e delle vicende. Un viaggio dal 1946 ad oggi che ha contribuito a diffondere le battaglie contro i soprusi che hanno visto centinaia di donne vittime sul lavoro, in famiglia, nella società e nella politica. Numerose ed importanti sono state le conquiste, ma secondo l'ex assessore provinciale alle pari opportunità, Donatella Laudadio, che affidò a Daedalus la realizzazione della mostra Ricerca, nell'ultimo decennio vi è stata una regressione. Dobbiamo riconoscere due cose, che nonostante le ottime leggi, che sono state il frutto di tanti governi dei primi 50 anni della nostra storia, per cui sono il frutto di una buona politica, gli ultimi 10 anni hanno invece portato ad uno smantellamento di alcune pietre miliari di queste leggi, soprattutto per quanto riguarda l'ambito del lavoro, dove lo statuto dei lavoratori, la legge 300 del 70, è stata sostituita dalla legge Biagi, che rende molto più precario il lavoro femminile e molto più ricattabile la donna che per esempio concepisca, meno tutelato il lavoro delle donne, ha bloccato la politica degli ultimi 10 anni i finanziamenti di alcune leggi fondamentali come la legge Turco, che prevedeva le assenze programmate di madre e padre nei primi anni di vita del bambino, completamente, come dire, per il primo periodo completamente retribuiti, e poi invece a scalare prevedeva una diminuzione. Ebbene, questa legge non è stata rifinanziata, non è stata rifinanziata la legge sull'imprenditoria femminile, la 215, che prevedeva il finanziamento di progetti di lavoro per le donne. È entrato in crisi il principio della libera scelta sul piano della maternità attraverso la contrapposizione che si sta cercando di fare artificiosamente tra donne che vogliono o che non vogliono l'aborto. E peraltro in questi ultimi 10 anni ha prevalso ora l'idea, è ritornata l'idea di una donna futile, effimera, apprezzata solo per la sua bellezza, possibilmente muta, quello che si chiama vellinismo, ma anche vellinismo di Stato, con il passaggio diretto a cariche ministeriali. Se è vero
che una donna su tre, per esempio, ha subito violenza o comunque molestie, che non esiste una, che la legge 125 sulla parità non è finanziata, che la legge Turco non è finanziata, che i fondi della 215 sull'imprenditoria femminile sono bloccati, che in qualsiasi professione le donne sono più presenti negli strati base del lavoro, ma non arrivano ai vertici. Qual è il suo ricordo di Maria Rita Loiello? Un ricordo splendido, perché lei è stata protagonista per tutto il tempo lungo che ha richiesto il lavoro preparatorio. È stata una protagonista generosa, dolce, competente, leggera, di straordinaria profondità e competenza, ma anche di piacevole leggerezza. E questo è un dono, una virtù che hanno poche persone. Maria Rita Loiello era una persona che univa un impegno fortissimo in tutte le azioni e le operazioni della sua vita, di madre, moglie, insegnante, amica, donna, femmina, univa un impegno fortissimo politico ad una dolcezza e a una delicatezza dal profumo quasi, come dire, di mimosa, effettivamente. Era una donna che univa proprio un impegno ferreo, mitigato dalla dolcezza del tratto, dalla dolcezza del carattere, da una riservatezza e una discrezione che facevano di lei un fiore raro e profumato davvero. Io credo che le persone sopravvivano nelle loro opere e non negli elogi che noi possiamo conferire loro. Maria Rita Loiello si è consegnata alle sue opere e all'affetto delle persone che l'hanno conosciuta.